Buongiorno, è stata una lunga notte elettorale in cui in un primo momento si è registrato un lieve vantaggio di Erdogan su Kemal Kılıçdaroğlu che poi progressivamente è andato diminuendo. I dati ufficiali non sono ancora arrivati, ma si parla di un Erdogan che ha portato a casa un 49,5-3% dei voti contro un Kemal Kılıçdaroğlu che ha sfiorato il 45%. Da parte del blocco dell'opposizione c'è senza dubbio una certa delusione. Il clima che si respirava nel paese, in alcuni settori della società, davano in netto vantaggio, sempre in un contesto di ballottaggio, comunque Kemal Kılıçdaroğlu, e addirittura sabato sera, dato anche l'atmosfera festosa appunto dei rally politici del cosiddetto blocco dell'opposizione del tavolo dei sei, si è addirittura sfiorata l'idea che Kılıçdaroğlu avrebbe potuto vincere in prima battuta direttamente il 14 maggio sera. In questa corsa elettorale, che di fatto rappresenta un testa a testa ed è un unicum nella storia della politica di Recep Tayyip Erdogan, il fatto che si vada a un secondo turno, il voto determinante per il blocco all'opposizione è stato quello dei curdi. È infatti degno di nota il supporto acquisito da Kemal Kılıçdaroğlu a Diyarbakır, la principale città dell'Anatolia a maggioranza curda, che ha sfiorato se non addirittura andato oltre, il 70%. Un voto curdo che sarà determinante anche per quanto riguarda il ballottaggio, così come sarà determinante quel voto e quel bacino di utenza che arriverà appunto da Sinan Oğan. Sinan Oğan è di fatto il grande vincitore di questa campagna presidenziale. Sinan Oğan nasce con un'estrazione di estremamente nazionalista, fuoriesce dall'ala più estrema dell'MHP, si è proposto a capo della cosiddetta Alleanza ATA. E quasi sorprendentemente, sin dall'inizio dello spoglio e alla conclusione, il supporto è rimasto stabile al 5,2-5,3%. Verosimilmente, parte del suo bacino arriva dai voti che sono fuoriusciti appunto dal bacino di Muharrem İnce, che come tutti sappiamo era il quarto candidato presidenziale che si è ritirato dalla corsa pochi giorni prima la chiusura della campagna elettorale. Una figura certamente controversa che nasce all'interno del CHP, ponendosi anche come principale oppositore di Erdogan nelle elezioni presidenziali del 2018 e che per più volte ha tentato di contrastare la leadership di Kemal Kılıçdaroğlu all'interno del partito. La campagna di Muharrem İnce è stata una sorta di campagna di protesta nei confronti di Kemal Kılıçdaroğlu e molto probabilmente il sostegno che sarebbe stato accordato a İnce è confluito nelle tasche dell'AK Parti. Dobbiamo dire anche che è quasi sorprendente il supporto che Erdogan ha acquisito nelle zone terremotate. A dispetto della percezione iniziale, in cui vi è stato un certo criticismo nei confronti dell'attuale governo e del presidente per quanto riguarda il ritardo nell'affrontare l'emergenza, in realtà le principali regioni colpite, città colpite dal terremoto, quale Kara Marmaras, Adıyaman e Gaziantep, che storicamente sono state comunque un po' lo zoccolo duro dell'ideologia di Erdogan, hanno riconfermato la leadership di Erdogan. Sarà sicuramente un ballottaggio molto sentito dalla Turchia, una Turchia che tende a privilegiare, a quanto vedo dai risultati, una retorica nazionalista. È vero infatti che anche il Partito Nazionalista del Popolo, l'MHP, è riuscito ad aumentare il proprio supporto popolare e aumentare anche il numero dei seggi all'interno del Parlamento. D'altra parte c'è anche da considerare che la soglia di sbarramento è stata abbassata dal 10 al 7%. Con molta probabilità Erdogan si riconfermerà alla guida di questo paese, un paese che tende a privilegiare la linea di continuità rispetto all'incertezza data dalla rottura, ma soprattutto tende a privilegiare l'idea di un leader carismatico e forte che in un modo o nell'altro permea la società e riesce a mobilitarla.